è caduto in una vasca di depurazione in fase di manutenzione. È accaduto nella mattinata di giovedì 19 novembre, poco prima delle 8.30, in via Chiappetti a Quincinetto. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e la piattaforma, le di soccorso del 118, l'elicottero dei vigili del fuoco, Drago 51 e SAF. L'uomo, che è caduto dal ponteggio, ha compiuto un volo di circa 5 metri nella vasca, che essendo in manutenzione era vuota. Subito soccorso, tramite verricello e imbarellato, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale CTO. Ha riportato la frattura del bacino. Sul posto anche i carabinieri di Donnaz e lo Spresal dell'ASL 4.